che caga hai visto il Sindio Scapece? È di sopra, è in giardino. Ha rintronato, sta di sopra, sta in giardino. È in giardino sopra. E state ferma con queste braccia. E comunque non può stare in due posti contemporaneamente. E questo lo dice lei? Che fai, è spiritosa, Filippi? Guarda che ti ha passato di capoccio pure a testa. Ma guardate questa, comunque... Oddio, un attacco di colite. Ma che ci avete messo dentro a quei pizzetti? Il Guttalax! Fammi andare un attimo al bagno, Filippi, che mi sto sentendo male! Ma non sono, Filippi! La boccia macchina, la boccia macchina! La boccia macchina! Pagliata la boccia macchina! Non mi sento buono! Non mi sento buono! Non mi sento buono! Sto buono! Sto buono! La boccia macchina! Serve aiuto? No! Meno male! Caterina, dobbiamo parlare di cose riservate! Per favore, puoi andare? Vado, commendatore. Se ha bisogno di me, sa dove trovarmi. Arrete la porta, non posso anche. Caro Michele, in qualità di tuo legale di fiducia, ti informo di aver letto l'atto col quale il commendatore Campese intende donarti la somma di 1 milione di euro! 1 milione di euro! Ma già pata tutte rie! Ma già catto me cede! Ma già catto me cede! Non fa vedere che ne avevo bisogno! Ma che mamma fa tutto sti soldi? Ha portato il certificato di nascita? Ha portato co? Certo che l'ho portato, avvocato. Allora lo butto. No, ma allora lo butto. Tenga, tenga. Bravo. Ci sembrano che lei Ferdinando. Niente. Tutto a posto. Avvocato Pipero, da questo documento si evince chiaramente che il mio assistito Michele Scapece è il figlio primogenito di Emanuele Scapece. Leggiala, popolo. Vai, come si chiama? Unico e solo, non ce ne sono altri. Lo metta agli atti. No. Non si ero sbagliato, identico al padre. Ci somigliano tutti in famiglia, ma che li fanno con lo stampino? Come dottore? Come mala coppia, adesso sta lontano la voce. La stessa energia del padre. E quel musetto? Quel musetto chi se lo scorda? Quando se lo scorda il giusto musso. Ti ricordi gli obei obei? Caite le oba oba. Le ballerine brasiliane. E non mi ricordo mostri brasiliani. Ti compravo le meringhe dal bubunato. Che ha fatto? Il commendatore. Ti compravo le maracas da bubuano. Ma chi è sto bubuano? Il venditore di dolci. Ma chi sono sta gente? Non mi ricordo. Non se lo ricorda. Non se li ricorda. E non mi ricordo, abbiate pietà. Scusate un momentino solo. Non mi ricordo. Ma per dromelio. Mi ricordo tutto a memoria. Ah. O bubulare le oba oba. Che la gente ancora sotto shock, il colpo è stato pesante. Guarda. Dopo quella scarica di idrolitina facciamo l'acqua frizzante. Adrenalina, striscia, adrenalina. Come dice il mio avvocato qui presente. Ho capito, volete consultarvi prima di accettare. Ma gamma consulta, piglia sotto, diamo un genio. Però cerchi mia sorella e la faccia ballare. No. Io ci provo, ma non sono un gran ballerino. Senta, dottoressa Maria, vogliamo ballare? La distragga. Buono, bravo. No, come? Perché mia sorella non deve sapere niente. Semmai dopo la firma ne parliamo. Hai capì? Dopo la firma ne parliamo. Perché non so se ve ne siete accorti. Ma che? Mia sorella è un po' attaccata al denaro. Ma voi che state dicendo? Non ce ne eravamo proprio accorti. Comunque, segretezza. Io non parlo. Commentatore, se ha bisogno di un ballerino, qua abbiamo Michele Bublé italiano. Ma avete capito chi sono io? Quello che canta la famosa canzone Ma si sta su rindoco. Ridocco. Ma si sta su rindoco. Ridocco. Mi dispiace, ma non la conoscono. Annaccia morta, ma anche chi sa la canzone? Se vi trattenete per la festa, magari me la fate ascoltare. E chi se ne manca? Come no? Michele, tu hai un ottimo legale. Chi è? Chiss? Proprio tagliato per la professione. Io tagliassi la capa, manco volevo far l'avvocato. Grazie commendatore, grazie, troppo buono commendatore, veramente grazie. Ehi, troppo buono, esce qua che è nato un problema da risolvere urgentemente. Franco, andiamo a parlare qua tutti, tutti e due. Ma quale problema? Mi è traffi per cagoppe, andiamoci. Ma che mi è traffi? Ma chi stai scendo? Che mi è traffi? Mi è traffi? Ma che mi è traffi? Una volta che hai firmato sei condannato. Tutti sti soldi. Non ti viene un dubbio, il succhino è dubbio. Fammi riflettere un momento, già riflettere un momento. No? Tu vuoi mettere in discussione la mia percentuale? No, mi sono usciti alcuni punti neri. E ti devi fare la pulizia del viso.
A me sta storia non mi piace. Guardate che si fa pure attendere. 1 milione di euro. Ma hai capito quanto soldo sono? Sì. Oh, e se sono soldi sporchi, riciclabile. Mi hai mai dato una percentuale pulita a me? Hai capito quando avevi sapere? Non ma. Ma ti hai fatto o come? Ma siamo 15%. Come? 15%. Lo sapevo! Il rischio è tutto mio! Il rischio? Perché il commentatore dà 1 milione di euro al primo genito di Emanuele Scapè? Oh, questo è il rischio che dici tu! Oh, eitemi! E perché non ti sei chiesto fino adesso chi è il primo genito di Emanuele Scapece? Perché lo sacci già! No, tu non sai niente! Lo sapisse! Il primo genito di Emanuele Scapece non sei tu! È Ferdinando! Chi è sto Ferdinando? Tu hai un fratello gemello. Io? Venditore di scope elettriche. Che fanno sto rumore qua? Un rumore, la nostra? A di mannaggia la fratata!